iniziare anche per un dovere di cortesia verso i nostri relatori che saluto e ringrazio. Tra poco arriverà anche Lino Stoppani che è andato e mi sembrava giusto a fare una intervista. È un incontro di questo a cui io tengo molto, perché guardate, io ve la dico così in maniera molto semplice, ma in maniera anche molto convinta, che è con orgoglio che insieme all'amico e presidente della FIPE Lino Stoppani noi oggi presentiamo questo nuovo strumento, come dire, di supporto all'attività di impresa. I manuali di business della collana Le Bussole, di cui la guida sulla ristorazione da chef a imprenditori, come cambia la ristorazione, costituisce il primo volume, poi ne seguiranno degli altri, di cui poi vi dirò alla fine del mio intervento. E questo è un volume che è focalizzato principalmente sugli aspetti pratici e operativi della gestione di un ristorante, rispondendo alla necessità di far compiere al settore un salto verso una dimensione più propriamente manageriale. Nella prefazione di questo interessantissimo volume, l'amico Lino dice una cosa molto importante che vorrei leggervi. Insomma, per fare un pubblico esercizio di successo serve sempre di più un bravo imprenditore, portatore di competenze diffuse nella gestione, nei campi della merceologia, dell'amministrazione e della comunicazione. Questa guida operativa, continua il presidente Stoppani, intende approfondire le molteplici problematiche di un'impresa di ristorazione, spesso sottovalutate dagli stessi addetti ai lavori, con la conseguenza di generare un forte turnover imprenditoriale per via di insuccessi causati anche da un approccio improvvisato e approssimativo al business. Ecco, questo mi sembra il passaggio chiave che spiega in maniera esauriente, in maniera completa, il perché di questo libro, il perché di questa iniziativa, il perché di questa collana. Perché, vedete, un ristorante, un negozio, un albergo, così come tutte le attività imprenditoriali del mondo dei servizi, sono innanzitutto imprese e come tali richiedono competenze manageriali, di marketing, di pianificazione, di gestione del personale e dei meccanismi di funzionamento e di redditività del business. Per questo abbiamo deciso di dare vita ad una linea di pubblicazioni pratiche, operative, anche di facile lettura, focalizzate sul core business delle nostre imprese associate, soprattutto di quelle operanti nei cosiddetti settori tradizionali, che poi tradizionali
alla fine non lo sono perché già fanno un grande processo di innovazione. Quindi il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto editoriale e che collaborano alla stesura dei manuali. Un particolare ringraziamento a Fabio Fulvio per avere coordinato in maniera intelligente questa attività di elaborazione della guida, tutte le sue collaboratrici e collaboratori, così come un ringraziamento a Sergio De Luca per averla pubblicizzata, per averla valorizzata. Mi avvio rapidamente alla conclusione di questo mio saluto dicendo che le eccellenze non ci mancano. Noi abbiamo idee, progetti di grande qualità, espressioni di una creatività riconosciuta e ammirata a livello internazionale. Abbiamo imprenditori che sono sempre pronti a cogliere e utilizzare i vantaggi dell'innovazione. E crediamo che una nuova stagione di crescita non possa prescindere dalla innovazione dei servizi. L'innovazione, soprattutto in questo periodo di dura e profonda recessione. Noi non abbiamo mai avuto una crisi così lunga, una crisi così difficile, una crisi così drammatica. Apro velocemente una parentesi perché io devo sempre e non posso mai dimenticare di essere anche presidente di questa importante confederazione. E anche qui la dico in maniera molto semplice, ma ritengo in maniera anche puntuale. Il problema reale del nostro paese è la debolezza strutturale della domanda interna, una domanda interna che per investimenti e consumi vale l'80% del PIL. E allora il problema fondamentale per arrivare alla crescita è sollecitare, rilanciare la domanda interna. E certamente con un ulteriore aumento dell'IVA la domanda interna non viene sollecitata, viene ulteriormente penalizzata. Ecco perché noi continuiamo a batterci perché non ci sia questo aumento dell'IVA. Chiudo la parentesi dicendo, ritornando all'argomento, che l'innovazione, soprattutto in questo periodo di dura e profonda recessione, rappresenta, come dire, un fattore di sopravvivenza, di competitività e in prospettiva anche di crescita per le imprese e per il Paese. Ecco, deve essere sostenuta con tutti i mezzi che sono a disposizione. In questo senso noi non faremo mancare il nostro sostegno e contributo alle azioni e ai programmi che il governo porterà avanti su questo tema, perché l'imprenditore che innova è anche quello che certamente uscirà prima degli altri dal tunnel della crisi. E innovare oggi deve essere alla portata di tutti. Per questo da tempo la nostra importante confederazione promuove la necessità e di conseguenza anche l'importanza dell'innovazione nell'ambito imprenditoriale. E quindi tramite la collana Le Bussole noi vogliamo soprattutto offrire, questo mi pare il significato di questo, anche di questo incontro, un utile strumento di servizio degli imprenditori, sia di quelli che già operano nel settore e sia di coloro che intendono avviare un'attività per un'appropriata gestione, un'adeguata operatività delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti. Il ruolo delle nostre associazioni, il ruolo anche di questa confederazione certamente
è cambiato, certamente comunque deve cambiare anche nel tempo, è un tema che approfondiremo sicuramente nella nostra conferenza di sistema che inizierà tra qualche giorno. Comunque anche il ruolo e il compito delle nostre associazioni, delle nostre federazioni e di conseguenza anche della Confederazione in un contesto più generale diventa sempre e più complesso. E allora insieme agli aspetti legati alla tutela e alla rappresentanza degli interessi, che è il passaggio cardine dell'impegno della nostra Confederazione, perché l'impegno fondamentale è quello di tutelare gli interessi dei nostri associati collegandoli all'interesse generale del Paese, è sempre, ed è giusto che sia così, deve essere sempre più sentita l'esigenza di fornire strumenti concreti di sostegno all'attività quotidiana d'impresa. Ecco, questo mi pare il nocciolo della questione, il significato di questo primo libro della collana Le Bussole, il secondo libro, se ricordo bene, lo presenteremo a Milano il 3 ottobre insieme a Verrucciano, insieme alla FIL. Ecco, questo è il mio breve saluto e il mio ringraziamento rinnovato ai relatori, alla vostra significativa presenza, tra l'altro vedo molti giovani che giustamente stanno in piedi perché sono più giovani e mi fa molto piacere anche la loro presenza. Quindi buona lettura di questo magnifico libro. Io come sempre, perché ho poco tempo, devo leggere i libri in diagonale, però Lino l'ho letto in diagonale questo libro e se l'ho capito io vuol dire che è scritto veramente bene. Complimenti e grazie.